Buonasera, benvenuti. Questo è un appuntamento online della nostra rassegna Cinema e Danza, rassegna appunto che Sosta Palmizzi organizza nel territorio di Arezzo e nei comuni limitrofi. E con questo appuntamento in realtà incontra un po' il pubblico più vasto dell'online e delle altre città, come occasione per approfondire il tema per cui la nostra rassegna è nata e prosegue del rapporto tra cinema e danza. Per farlo, appunto, abbiamo pensato di chiamare un ospite, Francesca Rosso, che saluto in collegamento da Torino. Grazie, Ciao intanto Francesca. buonasera a tutte e a tutti e grazie mille dell'invito, Silvia. Con Francesca, appunto, ci siamo contattate perché lei è autrice di un libro, Cinema e Danza, Storia di un passo a due. Che è una bellissima pubblicazione che racconta appunto il rapporto del cinema e della danza seguendo un po' l'arco della storia del cinema. Una pubblicazione che in qualche modo un po' ci ha anche ispirato nella fase in cui ormai 7 anni fa abbiamo iniziato qui in Sosta Palmizzi a pensare a questa rassegna. Una rassegna appunto che è nata nel 2014 un po' dall'incontro mio, insomma, che mi occupavo di cinema, ho studiato cinema, ho lavorato più in questo campo, mentre ora appunto lavoro per Sosta Palmizzi, e la coreografa danzatrice Raffaella Giordano, che appunto ha accolto un po' questa proposta di iniziare a parlare al pubblico di Sosta Palmizzi e a un nuovo pubblico potenziale attraverso lo schermo, quindi non solo attraverso la danza dal vivo, selezionando dei film che a nostro modo di vedere potevano essere delle storie appassionate o appassionanti e che comunque raccontavano la danza attraverso il cinema in un modo che accendeva, diciamo, per noi un interesse. Sono passati appunto 7 anni e è una piccola rassegna, nel senso noi orgogliosamente la portiamo avanti con 3-4 appuntamenti l'anno. Sogniamo un giorno di farne un vero e proprio festival, però per ora appunto è una rassegna estiva, per lo più che itinerante per i comuni appunto tra Arezzo e Perugia, che è dove Sosta Palmizzi ha sede. Io appunto vi parlo da Cortona. E in questi anni questa rassegna come l'abbiamo voluta, diciamo, intendere? Intanto appunto è stato l'incontro di due sguardi, magari il mio che è più cinematografico anche come interesse, come spunti, come preparazione, e quello appunto di una grande coreografa come Raffaella Giordano, che invece ha uno sguardo chiaramente da un punto di vista di come la danza appare sullo schermo, ma anche uno sguardo ormai un po' anche forse influenzato da un suo più recente coinvolgimento nel cinema, perché appunto immagino, insomma, chi ci segue magari lo sa, però è stata protagonista di un film di Leonardo di Costanzo, L'intrusa, e più volte ha collaborato con Mario Martone per gli aspetti coreografici dei suoi film e dell'opera. Quindi è stato da questo bell'incontro che abbiamo iniziato a pensare insieme a quali film ci interessava far vedere per cinema e danza. E ci siamo resi conto che una caratteristica che volevamo portare avanti era quella di mostrare l'eterogeneità della danza sullo schermo, l'eterogeneità di generi. Sosta Palmizzi, lo sapete, si occupa prettamente di danza contemporanea, però noi volevamo far vedere tutte le danze, dal tango all'hip hop, dal balletto alla danza contemporanea, chiaramente, la danza che è praticata anche dai non professionisti. Anziani, bambini, qui appunto abbiamo cercato di selezionare per farlo vedere oggi alcuni estratti di alcuni film, perché ormai ne abbiamo dati quasi oltre 20, diciamo, in questi anni, film diversi, lungometraggi. Qui vedete Le Grand Bal, che è un film tra l'altro che fortunatamente è stato distribuito anche in Italia. Molti invece dei film che selezioniamo non sono distribuiti in Italia, anche su questo ci piace creare un'opportunità di visione che altrimenti non si avrebbe. Ma si va anche da film come questo, che racconta la storia del coreografo Vincent Patterson, che era il coreografo di Michael Jackson, di Madonna, ma ha fatto per esempio le coreografie di Dancer in the Dark, una figura un po' dietro le quinte, però un personaggio molto vincente. Ci piace appunto trovare anche queste storie di vita legate alla danza, un po' biografiche e un po' magari anche dal carattere sociale, a volte politico, quindi un arco di storie molto ampio che in realtà di cui non diamo mai una fine, nel senso ci piace scoprire storie anche sempre nuove. Non mancano anche rapporti con le altre arti, lì avete visto il circo, ad esempio, che è stato protagonista, perché la rassegna si chiama Rassegna
di film che raccontano l'espressione del corpo, quindi in ambito anche di movimento, non solo della danza specifica, quello che ci interessa un po' ricercare e raccontare. Qui ad esempio un altro film, Marta e Niki, e qui Un ultimo tango, appunto, che è un super genere della danza che nel cinema è molto raccontato. Sono quindi il nostro taglio che cerchiamo di dare è questo, quindi noi ci occupiamo soprattutto di lungometraggi, per ora diciamo ci siamo molto concentrati su questo, sia di finzione che documentari, e come poi ci racconterà bene Francesca, in realtà il mondo del rapporto cinema e danza è molto più ampio di questo, perché sapete, c'è tutto il mondo della videodanza, tutto il mondo di quei documentari di riprese, di spettacoli, che è tutto un altro taglio. C'è un mondo vastissimo che riguarda i cortometraggi, tra l'altro su questo, anche appunto con le ricerche che cerchiamo di fare ogni anno per cercare i film, per esempio un'esperienza bella in questo senso sui cortometraggi viene proprio da Torino, proposta da Corpi col concorso La danza in un minuto, che è un po' un'esperienza insomma anche nazionale di rilievo, collegata ad altri festival internazionali. Però ecco, non ci sentiamo di dire, ma magari ci sbagliamo, insomma, ci iniziamo a rendere conto che in realtà questo panorama che stiamo proponendo noi è un po' un vuoto di racconto, di iniziativa culturale in Italia, questo taglio che cerchiamo di dare. E per cui speriamo di proseguire su questa strada di ricerca, di trovare sempre nuovi film, anche se appunto non è facilissimo riuscire a trovare anche film che un po' rispecchiano questo taglio, questa sensibilità che per noi appunto è un po' il cardine della nostra scelta. Per chi poi, adesso non abbiamo il tempo e non voglio levare troppo tempo al dialogo con Francesca, volesse curiosare tra i vari film che abbiamo dato, si trovano sul nostro sito, la pagina che ora appare, eccola qui, tutti i programmi degli scorsi anni, quindi se volete curiosare, cercare film, e ricercarli per voi o venire a trovarci, che magari li riproponiamo, li trovate tutti sul sito di Sosta Palmizzi. E tornando appunto un po' all'incontro con Francesca, appunto quando noi abbiamo iniziato, Francesca, appunto io venivo dal cinema, iniziavo a conoscere Sosta Palmizzi, Raffaella chiaramente con la danza ha una trentennale esperienza, però ci sentivamo di appunto ci ponevamo delle domande su come intendere questo rapporto e qual era anche un po' il panorama. E quindi io ho letto il tuo libro, abbiamo letto il tuo libro, che è stata appunto una bella scoperta e più che altro l'occasione per rivedere quella storia del cinema che io stessa avevo studiato sotto un altro punto di vista. Non abbiamo tantissimo tempo, volevo dire, nel tuo libro tu, facevo un conteggio rapido, se uno guarda l'indice dei nomi si arriva a oltre 1500-1600 tra registi, attori, film, chiaramente non possiamo parlare di tutti oggi, quindi noi proveremo con delle mie domande e un po' un dialogo a fare alcuni esempi, no? Non possiamo parlare di tutto. Però come prima cosa ti volevo chiedere appunto il libro che ha già qualche anno, come è nato, in che contesto, con quali magari sostegni di altri esperti o professionisti, ci racconti un po'? Sì, innanzitutto grazie mille, il fatto che si chiami Cinema e Danza la rassegna con la e con l'accento e il mio libro non abbia l'accento, ma nell'introduzione io alla fine sostengo che cinema è danza, perché tutto ciò che è cinema è movimento, quindi è danza. Mi fa sentire molto onorata e molto a casa. Allora, tutto questo cinema e danza nasce in realtà, anche io ho studiato cinema come te e avevo fatto una tesi di laurea sul film girato da Pina Bausch, cioè Il lamento dell'imperatrice, un film dell'89, film sperimentale, molto particolare, non narrativo, molto interessante dal punto di vista cinematografico, almeno per me. E io avevo fatto la tesi su questo film, ero partita per la Germania, Erasmus, ero stata là. Tra l'altro, quando avevo intervistato Pina Bausch, l'avevo detto che ero di Torino, ho detto, come Raffaella Giordano. Quindi c'era tutto un collegamento, diciamo, che ci riporta poi qui, perché poi alla fine il mondo è piccolo. E quindi io avevo fatto questa tesi, e facendo questa tesi molto sperimentale, perché c'era pochissimo all'epoca su questo film, c'erano un po' di recensioni, c'era il libro che aveva fatto il drammaturgo, che era inedito, che era poi Raymond Hogue, che è mancato da poco, ma c'era veramente pochissima roba. Allora mi sono molto dedicata, io un po', una tesi un po' più di ermeneutica, a cercare di capire quanto cinema ci fosse negli spettacoli di Pina Bausch e quanta danza ci fosse nel suo film, diciamo, un po' una cosa di questo genere. Il mio professore, che era Gianni Rondolino, se n'è innamorato, facciamo un libro.
Io ci ho messo un po' di anni perché giustamente, come hai detto tu, ci sono tantissimi film, tantissimi autori e quindi c'è stato bisogno di un po' di tempo per ordinare le idee perché tutto il cinema in qualche modo contiene la danza. La sfida grande, diciamo così, che ho voluto un po' seguire io è andare a cercare la danza dove non è esplicita, cioè va benissimo il musical, va benissimo la danza, la scena di danza, ma per me è stata una sfida andare a cercare la danza dal pre-cinema, diciamo così, dalle lanterne magiche, a tutto il cinema contemporaneo, cioè che cinema, quanta danza c'è per dire nei film di Godard, nei film di Fellini, nei film, non lo so, in generale fino agli anni 2000, cioè quanto si usa la danza e il cinema per comunicare cosa? Perché sicuramente il movimento è bello da vedere, sicuramente la danza si presta al cinema. Perché è già dinamica, quindi è come l'inseguimento in macchina, ci cioè sono scene che ci piacciono sempre, no? Perché già hanno il movimento, quindi il cinema le rende ancora più affascinanti. Però perché c'è tutta questa danza al cinema? Insomma, quella è stata un po' la mia sfida. È faticoso perché, come dicevi tu, è un mondo molto eterogeneo. Io poi ho cercato di escludere le altre forme che non fossero il cinema, cioè la videodanza di cui parlavi, o le semplici riprese di spettacoli, però anche quello adesso è diventato tutto molto più fluido, no? Poi questo ultimo anno di pandemia ci ha permesso anche di esplorare a maggior ragione qualcosa che è in presenza, ma anche non lo è. Quindi i confini sono ancora più fluidi, ancora più eterogenei, ancora più liquidi. Quindi è un mondo vastissimo, tutto da esplorare. Quindi siamo felici di farlo qui adesso insieme. E senti, appunto, da un punto di vista di questo rapporto tra cinema e danza, una cosa che tu racconti nel libro e che si registra un po' è che è vero che abbiamo tantissimo da cui parlare del rapporto cinema e danza, tantissimi sono i film, tantissimi i registi che hanno voluto mettere la danza nel cinema, ma in realtà se uno va a vedere quali sono i registi che hanno una cultura legata alla danza come arte, sono pochi, cioè nel senso questo rapporto di sapere, di conoscenza di un'arte che da sempre, e continua a esserlo, ahi noi, un po' di nicchia, cioè nel senso comunque rispetto ad altre grandi arti come la fotografia, la letteratura, no? Anche rispetto al cinema che comunica con tutte le arti inevitabilmente. La danza è tanto presente, ma quali sono in qualche modo invece i registi che la conoscono, hanno dimostrato di conoscere meglio la danza, mi viene da chiederti, e d'altro canto, la unisco subito un po' nel tuo discorso, quali coreografi invece hanno dimostrato un interesse e una consapevolezza e una competenza del mezzo cinema, cioè come le due arti hanno dialogato in termini anche di professionalità, di competenza, non solo di passione più, tra virgolette, superficiale. Sì, è una domanda molto interessante perché ci porta a questa grande profondità dell'utilizzo diverso anche che hanno avuto i registi della danza. Prima citavo Fellini, mi viene da citare Pasolini, che tu adesso dicevi paragone con altre arti. Per esempio, Pasolini usava la danza molto per raccontare il mondo dei proletari, il mondo povero, diciamo così, mentre usava la pittura per elevare l'essere umano, una grandissima conoscenza anche della pittura, e quindi usava le due arti, appunto, un po' in questo senso che dicevi tu, no? Elevare e abbassare. Quindi il ballo invece è qualcosa di più concreto, di più terreno, no? Di più semplice, se vogliamo. Per arrivare alla tua domanda sui registi che conoscono la danza e sui coreografi che conoscono il cinema, ecco, è un mondo molto, molto fluido. Mi veniva in mente Philippe de Coufflé, che dalla danza è passato in qualche modo al cinema. No? Mi viene in mente questo piccolo gioiellino di film che è Le Petit Bal. Forse abbiamo un estratto. Sì, forse mentre lo raccontiamo lo facciamo vedere per chi non lo conosce, anche se va detto che è Sì. un caso di successo, se uno guarda le visualizzazioni su YouTube di questo video, sono incredibili ancora perché appunto continua a essere apprezzato. E, lo vediamo qui, vabbè, ora per una questione di tempistica anche vi consigliamo di vederlo con l'audio, chiaramente che quando Sì. si parla di danza inevitabilmente ha un qualche valore. Ecco, non mi ricordavo, è del 93, quindi insomma inizia ad avere una certa anima tuttora. Noi l'abbiamo riproposto tra l'altro durante il lockdown, abbiamo cercato di tenere il Sì. rapporto col pubblico
utilizzando il mezzo del cinema, del video, ed è stato nuovamente molto apprezzato. Sì, no, è impressionante questo piccolo film perché è invecchiatissimo, ma non dimostra questa età. No. No? Nel senso che quello che ha di particolare e di bello è che utilizza la danza, utilizza questi movimenti, tra l'altro appunto abbiamo visto questi due ballerini di cui vediamo soltanto, diciamo, il mezzo busto, no? Vediamo solo il tavolo, quindi le spalle, la parte superiore del tronco, e questi gesti simili al linguaggio dei sordomuti, ma la cosa meravigliosa è la perfetta comprensione del mezzo cinema, cioè ci sono delle cose che succedono e che possono succedere soltanto al cinema, cioè questi oggetti che compaiono improvvisamente, il telefono, la pala, il latte, ha veramente compreso tutte le potenzialità della macchina da presa, cioè il cinema in realtà può aggiungere qualcosa alla danza, che è la possibilità di far comparire e sparire oggetti, di utilizzare il montaggio, oltre le possibilità ovviamente offerte dall'arte performativa, che da parte sua invece ha il vantaggio o la bellezza di essere esclusiva, cioè di essere sempre nel qui e ora, di essere performativa, quindi quello che è danzato una volta ovviamente non è danzato per sempre, ma è sempre nuovo, mentre il cinema invece, questo film così è e così resta, no? A meno che non interveniamo a cambiare il montaggio in qualche modo. Quindi secondo me, insomma, gli esperimenti più belli di questa unione tra cinema e danza sono quelli dove davvero il cinema aggiunge qualcosa alla danza, la danza aggiunge qualcosa al cinema, tramite la musica ovviamente, quindi questa possibilità di un'arte che si dispiega nel tempo e nello spazio contemporaneamente, ma con questa idea del cinema che aggiunge delle cose in più, delle potenzialità che altrimenti non sarebbe stato possibile realizzare. Quindi questo è, non lo so, anche nella sua semplicità, nella sua brevità, è sicuramente un esempio di comprensione di come usare il mezzo cinema, che è poi quello che a me aveva colpito nel film di Pina Bausch, che utilizza per esempio il montaggio, utilizza le stagioni, utilizza concetti che non si possono utilizzare in un teatro. Ecco, questo è forse la cosa interessante che il cinema può aggiungere alla danza. Ed è chiaro che per avere questa cultura di come poterlo utilizzare, i registi devono essere persone che vanno al cinema, mi viene in mente, no? O comunque devono essere attenti alla possibilità di ampliare un palcoscenico in una direzione che in qualche modo ha qualcosa di magico, perché il cinema ha questa possibilità sin dalle sue origini, far comparire e sparire oggetti, chiaramente, no? Quindi oggetti, persone, quindi sicuramente questo è un ottimo esempio di questa possibilità che tu dicevi, esattamente come ha fatto Pina Bausch nei suoi pezzi, dove si vede che negli Stücke, che si vede che era una grande appassionata di cinema, perché alcune cose sono riferimenti a qualcosa che viene dal mondo del cinema. Poi lei anche è entrata nel cinema, ci sono tutte delle commissioni. Quando Fellini ha visto Caffè Müller ha detto: ah, è perfetta per fare la principessa cieca nella Nave Va. E quindi c'è una commissione pazzesca. E vedendo quello spettacolo, Fellini disse: è l'8,5 di Pina Bausch, perché è la messa in scena della crisi creativa. No, io in questo momento non posso far altro che ripetere i passi balbettanti di un'altra danzatrice, perché questo è quello che c'è in questo momento. Come in 8,5 abbiamo un regista che non sa che film fare, quindi un parallelo che va oltre, no? Poi anche oltre i rapporti umani, oltre la stima, l'amicizia, la conoscenza. Quindi sicuramente questo è una possibilità interessante. Ci sono molti registi che sono invece, sembrano conoscitori della danza. Penso a Peter Greenaway, che utilizza delle scene di danza con un criterio diverso. Lui forse è anche proprio enciclopedico, perché utilizza la musica, l'architettura, qualsiasi forma di arte. Questa necessità di avere un palcoscenico più grande, di mescolare il cinema con la danza, ha fatto sì che a un certo punto nel mio librino, che cerca di andare avanti in ordine cronologico, ho proprio sentito l'esigenza di aggiungere un capitolo sui registi che amano la danza e uno sui coreografi che in qualche modo amano il cinema. Quindi mi viene in mente Greenaway, mi viene in mente Almodovar, mi viene in mente, ecco, Almodovar ha fatto anche tantissimo, no? su questo, penso a Parla con lei, a quanto comunque ci sia un richiamo, ecco, cinema e danza forse sono attratti da una calamita
invisibile o forse anche visibile, che è il movimento, che è la musica, che è la presenza di una storia che si evolve nel tempo e nello spazio, no? Rispetto magari ad altre arti che si evolvono solo nel tempo, solo nello spazio. C'è un po' questa cosa qui che è interessante. Sempre come esempio, invece, dal punto di vista dei coreografi, c'è una compagnia invece inglese in questo caso, sì, che sono i Eight, no? Che loro invece appunto ne hanno fatta quasi, adesso io non più esperienze, quella più nota forse è The Cost of Living, che è questo, sì, che vediamo ora, però loro proprio come compagnia ne hanno fatta una matrice importante del loro lavoro, il video, e qui mi viene da ricollegare appunto a quello che dicevi tu, cioè per me appunto da amante del cinema, che ora anche si occupa di danza, eccetera, per me è un piacere sapere che appunto il video può essere una potenzialità per un coreografo, anche sì, se mi rendo conto che tante volte invece è un grosso limite, perché per un coreografo, voglio dire, la danza è qui e ora, come anche tu affronti questo argomento, il video ci schiaccia nel bidimensionale, ha bisogno spesso del montaggio, ha bisogno di un artificio che invece nella danza dal vivo c'è ma è con altri strumenti magari, o comunque c'è appunto questo rapporto di presenza che per molti coreografi è insostituibile. Quindi diciamo, io ho questa riflessione che chi usa lo strumento cinema nella danza in realtà deve assolutamente staccarsi dalla sua visione che farebbe dal vivo, altrimenti è una grandissima frustrazione, no? O comunque è una difficoltà. E invece, ecco, creare rapporto da coreografo nella danza col cinema vuol dire proprio immaginarsi un'altra cosa. E in questo senso mi veniva appunto un po' da ricollegare a una cosa che anche tu inevitabilmente hai già toccato, e questo periodo eccezionale che stiamo vivendo. Magari qua se vuoi fermare le immagini, grazie. E il fatto che appunto sono ormai quasi 2 anni che insomma viviamo in questo momento di pandemia, e il video ora molto meno, infatti anche l'incontro di oggi che facciamo online per necessità, noi per primi insomma stiamo cercando di fare il più possibile le cose dal vivo, però insomma c'è stato un momento che era una necessità. L'online e il mezzo cinema, il mezzo video. Mi chiedevo appunto se per te, visto che è una cosa più recente rispetto anche quando hai scritto, no, il libro, questo nuovo periodo, come hai notato che ha anche cambiato negli occhi, direi soprattutto dei danzatori, dei coreografi, però se ti viene in mente anche il contrario ben venga, cioè molti si sono ritrovati a dover inevitabilmente utilizzare questo mezzo di riproduzione, perché poi il punto è che chiaramente il cinema, il video ti consente di produrre, mettendo subito una nota comunque così un po' da cinefili, che chiaramente il video che vediamo su Facebook o qualsiasi altro social o nello telefono o nello schermo non è cinema, questo diciamocelo subito, diciamo. Ecco, se dobbiamo parlare di cose diverse anche per il cinema, è chiaro che qua parliamo forse di un mondo più legato al video, ecco, le esperienze che si sono fatte sono state inevitabilmente più legate al video, non al cinema. Sì, assolutamente, questo è verissimo. Io voglio essere ottimista, nel senso che voglio pensare che questa pandemia, in qualche modo, rendendoci, sì, è vero che siamo stati tutti ore e ore appiattiti davanti a uno schermo bidimensionale, però in qualche modo ci ha permesso anche di portare in casa delle cose che non sarebbero arrivate. Penso anche un po' a chi ha programmato i festival lo scorso anno, non poteva viaggiare, non poteva muoversi, però poteva ricevere dei video delle compagnie. Quindi in qualche modo questa opportunità ha fatto capire che si potevano organizzare delle cose diverse, magari più solo, perché ovviamente non potevamo assembrarci, più cose semplici, fattibili anche in casa, cioè tante piccole e anche grandi compagnie hanno fatto delle cose sulla danza in casa, perché era quello che si poteva fare. Un'altra cosa che secondo me ha aperto proprio delle prospettive è la possibilità di vedere gli spettacoli sia in presenza che in qualche modo online. Non è la stessa cosa, lo sappiamo, non sentiamo il respiro del danzatore con la stessa emozione, però è meglio di niente, cioè in qualche modo ha accorciato alcune distanze, quindi la vedo anche come un'esperienza in qualche modo che ci ha insegnato qualcosa, che può essere positiva e che può diventare una cosa utile per il futuro, cioè non posso andare magari dall'altra parte del mondo a vedere una cosa in teatro, però posso portare questa cosa a casa mia.
Ok, non sarà uguale, però è una possibilità che magari prima non pensavamo di poter avere. Proprio perché, come dicevi tu, la bidimensionalità del cinema in qualche modo appiattisce. È chiaro che la profondità non c'è. E l'emozione della danza dal vivo è un'altra cosa. Cioè, appena siamo ritornati in teatro dopo tutto questo tempo in cui non potevamo andare. Cioè, ci manca il fiato, un po' perché avevamo la mascherina, ma un po' anche perché è così emozionante, no? Tornare a poter vedere le cose in presenza. Quindi io credo che un pochino cambi, perché ha dimostrato anche agli organizzatori di festival che alcune cose si possono anche selezionare, magari in base a un video, oppure che alcune cose possono essere appunto con modalità ibrida, come ormai facciamo tante cose. Perché no? Perché no? Ed E esplorare. senti, invece, vabbè, prima hai fatto, citavi questo parallelismo cinema e danza, appunto Caffè Muller, l'otto e mezzo della danza, no? C'è un altro parallelismo che invece fai tu nell'introdurre la parte del libro, che appunto è dedicata, una bella parte probabilmente, a me piace molto, quindi avrei voluto solo un libro su quello, del pre-cinema e del cinema dell'avanguardia, diciamo gli anni 20, eccetera, insomma, sempre molto affascinante in tutte le arti. E lì fai un bel parallelismo che appunto tra Méliès, Lumière e Isadora Duncan e Lua Füller. E volevo chiederti se ce lo racconti un po' collegandolo, appunto, è un argomentone, quindi insomma, scegli tu magari le cose più belle che anche a te piacciono, perché so che sarebbero mille, poi anche geograficamente è successo qualcosa in America, qualcosa in Russia, qualcosa in Europa, quindi scegliendo a tuo piacimento. Però mi piaceva riportare questo parallelismo perché è bello proprio perché tu lì dici che un po' la storia del cinema, che è molto più corta di quella della danza, cioè la danza esiste da sempre, balliamo da quando balliamo anche nella pancia della mamma, se vogliamo, Sì. se siamo sempre stati in movimento, sempre lo saremo, mentre la storia del cinema è chiaramente una storia attuale rispetto ad altre arti. Ecco, se ci racconti un po' come l'hai descritto nel libro, che io trovo molto bello. Sì, no, ti ringrazio per la domanda. Ovviamente piace molto anche a me questa cosa qui perché in qualche modo è verissimo, sono appunto una che è nata per prima e l'altra è l'ultima delle arti, se non vogliamo considerare la prima e l'ultima sono in qualche modo, eppure hanno in comune questa grossa differenza. Allora, i Lumière facevano questi film che erano in qualche modo naturalistici, mi viene da chiamarli, cioè riprendevano delle scene quotidiane, poteva essere l'arrivo del treno in stazione, che tra l'altro prima proiezione al cinema sono scappati tutti dalla paura perché vedevano questa cosa, tra l'altro senza sonoro che gli veniva addosso, enorme, la locomotiva. Oppure, non so, il bambino che fa la pappa, cioè tutte cose molto piccole, molto quotidiane, quindi con questa idea di riprendere la realtà, in qualche modo di un po' quello che faceva la fotografia, cioè prendiamo una porzione di realtà e la rendiamo immortale, no? In qualche modo, le allunghiamo la vita. Questo è interessante perché si contrappone all'altra grossa tendenza del cinema, che era quella di Méliès, come tu dicevi, che invece è una tendenza super magica già dall'inizio, cioè il cinema crea, ricrea la realtà. Perché Méliès aveva questa visione, diciamo, più visionaria in cui pensiamo all'atterraggio sulla Luna o ad altri film in cui si vedono proprio delle cose magiche, no? Come dicevamo prima, le cose che spariscono e che arrivano. In realtà sono una cosa che il cinema ha scoperto da sempre. Quindi quella tendenza lì invece è più, diciamo, magica, è più visionaria e così. In qualche modo mi è sembrato che queste due grandi differenze che ci sono al cinema, poi con tutte le contaminazioni possibili e immaginabili, in qualche modo assomigliassero un po' alle due grandi maestre, diciamo così, le pioniere della danza. Isadora Duncan, che era questa straordinaria danzatrice che decide di liberare il corpo dalle costrizioni, quindi no scarpette, no corsetti, no niente di niente, per andare alla natura reale del corpo che si muove con la massima naturalezza possibile. A lei piacevano queste tunichette alla greca, questi movimenti molto naturali, molto rispettosi anche del corpo, molto poco artificiali. Ecco, questa tendenza un po' al naturale, mettiamola così. Invece, tu hai citato Lue Fuller, che lei, la Lua, faceva delle cose completamente diverse. Invece, approfittando anche un po' della tecnologia che in quel momento cominciava a esplorare il rapporto con la luce, con altre cose,
Lei si è trasformata nella donna invece del Liberty, nella donna farfalla, nella donna lo fiore. vediamo magari se ce lo Lo mandi, vediamo, tanto molto che ne volentieri. racconti, tanto tu continua a raccontarlo, Sì. tanto lo... Qui Quindi siamo alla... muti, qui erano muti. siamo venuti, siamo all'esposizione di Parigi, lei aveva questa, diciamo, idea, ha avuto questa idea di prolungare il movimento delle braccia con delle bacchette. Queste bacchette le permettevano di ampliare il movimento del corpo, quindi grazie a questi tessuti molto leggeri e molto mobili. Poi qua sono state chiaramente ricolorate dopo, ma questa è un'altra storia per cinefili. E, quindi l'idea era, grazie a delle bacchette e grazie a questi tessuti di seta, eccetera, eccetera, che prendono la luce in maniera diversa, posso muovermi ampliando le potenzialità del corpo, trasformandomi in farfalla, in fiore. Infatti il Liberty era impazzito per la magia di questa danzatrice, che appunto faceva delle cose in qualche modo in cui la magia era più presente della natura, per cui a me è venuto naturale accostare, sono più o meno contemporanee queste esperienze. A Parigi si incontrano abbastanza nello stesso periodo, perché il cinema nasce a Parigi e poi si diffonde. La danza contemporanea non nasce a Parigi, ma nasce in tendenze diverse, no? Tu citavi la tendenza russa, la tendenza americana, la tendenza europea. Ci sono più esperienze che convergono, però alla grande esposizione di Parigi probabilmente le esperienze riescono a mescolarsi anche in maniera diversa, se allora Duncan veniva dagli Stati Uniti. Quindi c'è tutta una possibilità di contatto anche, di contagio, diciamo, fra queste esperienze. Però questa doppia tendenza, un po' ti racconto la realtà così com'è e un po' ti faccio evadere, mi sembra che siano riscontrabili sia in queste due grandissime figure, Lalois e Isadora, e dall'altra parte Lumière e Méliès. Poi è un po' non voglio dire una forzatura, ma la cosa che siano connesse è interessante, perché Lumière hanno fatto dei film su altre danze serpentine, perché poi non era l'unico, ovviamente, essendo qualcosa che piaceva molto, ha avuto molte imitazioni, e quindi quello è un'altra cosa molto interessante. Per esempio, il fatto di nuovo, è qualcosa che ha già in sé il movimento, quindi è già interessante così com'è, e quindi mi basta in qualche modo mettermi lì e riprenderla. Io ho già fatto cinema, perché. Infatti in questo che tu appunto lo descrivi, che nello stesso precinema chi è che si mettevano davanti ai primi obiettivi? Dei danzatori, dei performer, perché avevano bisogno del movimento, no? Quindi addirittura nel precinema chi veniva chiamato a stare davanti a questi primi obiettivi, inevitabilmente chi si muoveva, quindi la danza si è prestata. La danza, il movimento, il corpo in movimento si è prestata subito perché il cinema è l'arte del movimento Sì. ripreso. Quindi, no, questo era molto bello e appunto ti dico, per me è un argomento interessantissimo, quindi penso che ci potremmo fare tutto un altro incontro solo, Guarda, ma quando ci vuoi facciamo solo quelli. No, come molto interessante questo, sempre a proposito di questa cosa qui, anche proprio il precinema, cioè prima delle lanterne magiche, se pensiamo anche a tutti quegli strumenti per riprodurre il movimento, riprendevano il cavallo che era in movimento già, o l'acrobata, cioè è naturale che se devi riprendere qualcosa, riprendi qualcosa che è in movimento, perché se io riprendo un libro che sta fermo in un angolo, non c'è il cinema, mi manca proprio il movimento. Quindi è chiaro che l'arte del movimento, la danza nel senso della presenza, e il cinema nel senso statico, bidimensionale, però comunque è chiaro che se il movimento è già dentro va bene, esattamente come le scene di inseguimento. Penso anche nel muto, o penso, mi viene in mente adesso ai primissimi film di Charlie Chaplin, dove lui si muove come un ballerino, danza in qualche modo, che stia facendo il pugile, che stia co correndo, scappando. Se pensiamo anche alle prime commedie, le prime slapstick comedy in cui il poliziotto insegue il ladro. E comunque l'inseguimento è il movimento è danza, è già qualcosa che è bello vedere, no? Più della storia d'amore e del bacio, che per carità è romantico, è bello, ma è fermo, cioè succede ben poco, no? Quindi all'occhio dello spettatore manca qualcosa. Quindi se c'è il
il movimento. Poi immaginiamoci il muto, quindi già non c'è sonoro, già, insomma c'è veramente poco da fare se non c'è neanche da vedere. E senti, in questo provocatoriamente invece sempre parte dell'avanguardia a un certo punto hanno pure detto non ci serve nessuno di vero davanti, lo creiamo noi il movimento col montaggio e con tecniche artificiali di qualche modo. Adesso appunto noi tra i vari esempi, ma visto che il titolo dice già tutto, c'è le Ballet Mécaniques di Léger, che se ce la facciamo vedere un pezzettino, insomma, altro mito del anzi per i cinefili, insomma, perché per quegli anni, gli anni 20, e qui appunto ci sono riprese, ma poi c'è tutto un gioco legato più al montaggio, dove appunto in maniera anche molto provocatoria la danza, il movimento è fatto a tavolino in qualche modo dal regista che ne è artefice quasi completamente. Sì. Insomma, con la grande scoperta insomma, del montaggio fondamentalmente. E la grande scoperta anche delle forme astratte che possono ballare, perché citiamo qui le avanguardie storiche che sono fantastiche perché proprio c'è l'esplorazione della danza che viene dal muovere dei pezzi, no? Ci sono stati tantissimi esperimenti, tantissime, però la cosa interessante è che la forma astratta produce una danza, per esempio quello che stiamo vedendo in questo momento, no? È già interessante, cioè giriamo qualcosa al contrario e ti faccio vedere come già l'occhio è sorpreso, no? È interessato a vedere bene adesso cosa succede, no? E quindi c'è una grandissima esplorazione, questo oggetto metallico che si muove, no? Questo pendolo. È proprio interessante quel settore lì delle avanguardie storiche, perché la danza è ricostruita, o giochi di specchi, questi movimenti che sembrano fatti con una sorta di caleidoscopio, no? Oggetti, specchi, cose forme che si ripetono, sono poi solo forme astratte, però questo diventa un pezzo di danza in qualche modo, assolutamente. Come possono diventare pezzi di danza a questo punto tutte le forme in movimento? E quindi assolutamente le avanguardie storiche hanno pensato a questa cosa qua in un modo diverso. Mi viene in mente anche che ci sono registi, mi vengono in mente delle registe, mi viene in mente Leni Riefenstahl, la grandissima regista di Olimpia, no? Che ha raccontato le Olimpiadi del 36 con quest'occhio particolarmente legato alla bellezza dei corpi, alla bellezza del movimento, eccetera. Lei era una danzatrice di origine, no? Quindi questa passione per la danza si vede anche nelle parate militari, cioè lei riesce a riprendere le parate della Wehrmacht come se fossero dei balletti, no? Questa cosa è fantastica, è geniale, come riesce a in qualche modo decolorare Jesse Owens. Lei fa questo film sull'Olimpiade del 36 dove Jesse Owens, che è di colore, vince tutto, e chiaramente Hitler non era contentissimo di questa cosa, insomma la razza ariana dove stava andando, e lei riesce in qualche modo a non raccontare il falso ma ad andare così vicino al corpo e a renderlo così protagonista che alla fine è movimento puro, è danza pura, e quindi toglie un sacco di problemi, no? In qualche modo. Tra l'altro le Ballet Mécaniques dice già dal titolo, no? Che poi era l'intermezzo di un balletto, quindi c'è come dire, il contatto tra cinema e danza è continuo dalle origini fino a oggi, fino a sempre, perché poi appunto magari cambiano i mezzi, arriva il video, arrivano forme meno complesse forse, ma anche più agili. E anche i festival che citavi tu, ci sono tantissimi momenti di connessione, però se ci pensiamo bene tutto era già lì dai primissimi film, e sicuramente le avanguardie storiche hanno esplorato tantissimo in questo senso, la creazione di balletti partendo da forme astratte. Questo è geniale, non abbiamo bisogno del ballerino per raccontare la danza o della ballerina, e questo è rivoluzionario, no? Se ci pensiamo, la danza per noi vuol dire qualcuno che danza, la danza è incorporata in un corpo, e invece si può scorporare, incredibile, cioè un concetto super moderno e non facile, ecco. Faccio un salto storico cronologico grosso, appunto a un certo punto il cinema, in realtà musica, sonoro, colori, qualsiasi cosa, anzi in realtà
colore un attimo, aspettiamo un attimo, un ancora attimo, un po' di bianco, siamo ancora bianco e nero, però insomma c'è superato questo momento però di grande creatività, poi comunque la tecnologia aiuta il cinema, diciamo, a mettere a disposizione del pubblico che fruisce degli intrattenimenti sempre più incredibili. Sì. E inizia quell'epoca, vabbè, d'oro del cinema americano, che ha 100.000 generi, che adesso non possiamo nemmeno far finta di citare, però ce n'è uno che ci riguarda inevitabilmente, che è il musical, che anche, devo dire, agli occhi credo di tutti, se uno ti dice cinema e danza, dimmi un film dove c'è in cui il cinema dialoga con la danza, credo il 99% delle persone ci citerebbero un musical. E quindi ti chiedo una piccola finestra, che è difficilissimo, lo so, per raccontare questo super genere. Aggiungo solo appunto un commento, che a me, che tra l'altro il musical non piace, lo voglio dire, così rivendico. Diciamolo. No, però è un genere che si intreccia più che altro tantissimo anche negli aspetti sociali, storici, ha dei legami rispetto anche a come il mondo è stato rappresentato allora, l'America, un certo modo di vedere il mondo, quindi in realtà avrebbe delle, è un genere che analizzato ci dice tantissimo anche della società dell'epoca, e a me fa molto specie che ultimamente sia un po' ritornato, devo dire, lo sento anche un po' fuori luogo a livello storico, però invece forse abbiamo bisogno di questo intrattenimento, mi viene da dire, sicuramente sono film che, di cui ancora si ha tanto bisogno, penso al successone di La La Land di qualche anno fa, e penso, per oggi mi sono accorta che è uscito il trailer di West Side Story, che è un remake di Spielberg. Ancora, firmato Spielberg, quindi mi immagino che sarà molto spinto. E niente, volevo chiedere un tuo commento su sì, questo genere. Sì, sì, sì. Allora, come dici tu, è un genere immenso, complessissimo, ci racconta molto dell'America, dove in qualche modo il musical celebra l'America stessa, cioè è quasi sempre usato come celebrazione di quello che l'America ha avuto, no? In qualche modo. Penso a due grandi filoni, diciamo così, Fred Astaire e Jim Kelly. Di nuovo qua abbiamo una dicotomia, diciamo così. Fred Astaire è di origine europea, lui è un danzatore di valzer, è un uomo che ama la perfezione in ogni dettaglio. Quindi che cosa fa lui? Usa il cinema, ma lui è come se fosse a teatro, cioè non usa mai il montaggio, cioè le sue scene, se vogliamo vedere un pezzettino di qualcosa. Sì, magari anche mentre parli, perché ci siamo un po' dilungati, parliamo, Francesca. Esatto. Quindi. Ecco, perfetto. Per esempio qui c'è la perfezione assoluta. Ginger Rogers, Fred Astaire ballano, questa scena è stata provata non so quanti milioni di volte, sono perfetti e lui detestava il montaggio, per cui girava una scena unica finché non era perfetta, ma probabilmente era già perfetta da subito. E una perfezione tecnica incredibile, una grande sincronia fra loro due, ma soprattutto qui il cinema fa un passo indietro, cioè sta ferma la macchina da presa e riprende la scena così com'è, nella sua bellezza e nella sua meraviglia. Siamo nel 36, un grande classico, Top Hat, cappello a cilindro, e il cinema è testimone di questa meraviglia. E questa è la tendenza, diciamo, uno. La tendenza due, invece, è la tendenza Jim Kelly, che invece è molto più, diciamo, smart anche rispetto alla tecnologia. Innanzitutto fisicamente è molto più robusto. Quindi, diciamo, Cantando sotto la pioggia, se vogliamo vederne uno per esempio, qualcosa intanto. Sì. Lui è tecnicamente bravissimo anche lui, ma ha un'idea della danza e del corpo molto diversa. Cioè il montaggio si utilizzano effetti speciali, lui ha un corpo anche molto più acrobatico, mentre l'altro ha, Fred Astaire, questa perfezione, questa eleganza, lui è più sportivo, no? Molti hanno fatto un paragone anche con il jazz, fra lo swing e il bebop, oppure le cattedrali gotiche e la cattedrale romanica, insomma sono due stili diversi, lui è più muscolare, più acrobatico, e per esempio il Singing in the Rain, che è un capolavoro assoluto, perché come dicevamo prima rispetto all'abilità degli americani e dei generi, lui qui racconta il grandissimo momento della crisi, dal passaggio fra il cinema alla televisione, perché era nata in quegli anni lì, riportando il momento in cui al cinema arriva il sonoro. La storia è nota, insomma, è la storia di questa attrice che è bellissima sullo schermo, sì, ma ha una voce tremenda,
E quindi quando arriva al suo nord bisogna trovare un modo per renderla sopportabile. Lui qua è innamorato, quindi è felice, e cammina e utilizza gli elementi che la vita gli offre per trasformarli in danza. Quindi in questo caso c'è la pioggia, che anziché essere un impedimento diventa un'opportunità. E quindi la pozzanghera diventa qualcosa con cui giocare, l'ombrello è qualcosa con cui giocare, tutto quello che c'è sulla scena si presenta, il palo, la presenza dell'acqua, la presenza degli scalini, la presenza, sì, ecco, l'oggetto che diventa qualcosa con cui dialogare, e l'acqua non è un problema, no? E quindi il palcoscenico si amplia. Se pensiamo a prima a Ginger e Fred che stanno in questo spazio chiuso, ecco, qui arrivano degli elementi, arriva questo scroscio di acqua, questa piccola cascata con cui giocare. E il palcoscenico, se vogliamo andare in termini danzerini, diciamo così, si allarga enormemente, quindi lo spazio si dilata, il tempo diventa un tempo interiore anche, no? Che è il tempo del piacere di danzare. Ecco che qua passiamo dalla cascatella alle evoluzioni, allo spazio, alla strada che diventa un palcoscenico più grande, dove esprimere la propria felicità. Ecco qua lo scalino, salto su e salto giù. Tutte queste cose chiaramente a teatro sarebbe stato più difficile farle, no? Poi adesso va molto di moda l'acqua, gli ultimi spettacoli che ho visto sono sempre tantissima acqua. Però comunque è proprio qualcosa che il cinema ci mette a disposizione, no? E lui è un grandissimo, qui tutti gli elementi diventano possibilità. Quindi la pozzanghera diventa gioco, diventa, finché non arriva il poliziotto che dice è qualcosa che non va, cosa stai facendo. Questo è proprio cult movie. Questo... Sì, 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 no, questo è bellissimo perché appunto racconta il momento della crisi del cinema parlando di un'altra crisi. In questo gli americani sono bravissimi, sono capacissimi a capitalizzare quello che già hanno per trasformarlo, riportarlo in un altro tempo. Cioè alla fine il cinema americano, il musical in particolare, è proprio una celebrazione del cinema, quindi ha questo effetto sicuramente piacevole, rilassante. Il musical, poi se non piace, non piace ed è una tragedia, in effetti, però se piace, se uno è disposto a lasciarsi andare in questo filone, ben venga, no? Mi viene a pensare un po' ai film di Bollywood, che sono di nuovo quella cosa lì, cioè sono 3 ore di film in cui si balla dall'inizio alla fine. Se entri un po' nell'ottica di lasciarti andare, di godertela, di viverti la storia d'amore, il polpettone funziona, ecco, diciamo così. Se rimani un po' sul... se non ti fai coinvolgere, diventa molto difficile poterlo sopportare. E tra l'altro tu su Bollywood hai scritto un altro libro, quindi lì dovremmo anche lì fare un altro incontro. Dovremmo fare un'altra... Io sono riuscita a fare una tesi di dottorato sulla danza nel cinema di Bollywood, quindi... Quello veramente... Poi anche, diciamo, noi... tendiamo come sempre a guardare una prospettiva occidentale, insomma, un po' inevitabilmente, un po' come errore, ma insomma anche oggi, un po' per necessità anche di tempo, ci stiamo molto concentrando su quello che è il cinema europeo e americano. Dovremmo poi prendere tutto un altro tempo, perché nel frattempo in Giappone, anche tu, in realtà nel tuo libro tu prendi un bellissimo spazio anche su questo, quindi sì. Per chi ha voglia poi di approfondire, chiaramente noi, insomma, il libro che adesso qua lo facciamo vedere... anche se di qualche anno fa, si può leggere benissimo ancora, si può ancora trovare e comprare, sì. Per esempio parla del Giappone, poi ci sarebbe appunto tutta la parte di Bollywood che insomma cosa lo dico a fare, e poi vabbè appunto adesso anche le economie più emergenti, veramente come anche quella africana, esprimono rispetto al cinema e alla danza tutto un altro sentire. Io quello che, col tempo che ci rimane invece, volevo assicurarmi di farti dire qualcosa, era un altro genere che è un po' inevitabile, sempre stando un po' in America, va detto, che è quello dell'animazione, del cinema d'animazione, e perché appunto anche quello in realtà... travalicando ancora un attimo la cronologia, perché qua ne potremmo parlare da qua, dal cinema muto a oggi, da Walt Disney, diceva, a Tim Burton, ce ne potrebbero essere per tutti i gusti, però così, se dovessi dare degli esempi anche tu particolari da citare, cosa ci diresti? Allora, io penso subito, adesso tu hai citato Walt Disney, penso subito ai primissimi film in cui Topolino si muove in quel modo lì che è danzato, no? In qualche modo, addirittura quel movimento lì diventa poi una tecnica, che è il Mickey Mousing, cioè il
appoggiare in qualche modo sulla musica e i movimenti dei personaggi, quindi, e che poi fa coreografia, secondo me. Quindi tutto torna. Sicuramente una passione personale, e che in qualche modo però ci porta un po' in questa direzione che dicevi tu, è qui, nel senso che Due marinai e una ragazza, l'idea che possa, forse anche di questo abbiamo possiamo mandarlo intanto mentre tu ce lo racconti. Quindi, la cosa interessante dell'animazione è che, eccolo qua, in questo caso noi abbiamo Jim Kelly che dialoga col topo Jerry. Ovviamente questa cosa a teatro non si potrebbe fare, no? L'animazione invece può interagire in maniera diversa con la danza. Questo è un altro genere che può piacere o non piacere, con l'animazione che dialoga col film in qualche modo reale. Però in questo caso, secondo me, in questo film noi abbiamo qualcosa che è possibile solo al cinema. Jean e Jerry che vanno a ballare, il topo è triste perché non sa danzare, allora in questo momento Jean Kelly gli sta insegnando a danzare. E lui è preoccupato perché dice, io non so fare questo passo, e invece impara e fa poco per volta, e gli fa vedere che la danza tutto sommato è facile ed è bella e così. Ma dopo un po' che ballano insieme, succedono delle cose che non potrebbero succedere nella realtà, ovviamente, no? E tra poco lo vediamo, ecco, tipo... Ovviamente, essendo un disegno animato, può fare delle cose che un corpo umano non potrebbe fare. No? Questo è interessante. Che è come se si aggiungesse alla danza un effetto in più, no? Un po' come le ali allungate di Fuller, cioè diventa qualcosa di più. E quindi il dialogo si arricchisce ancora di più. Ad esempio, il topo che passa sotto le gambe, che rimane... tra poco lo vedremo sospeso in aria, ci sono delle cose che veramente fanno comprendere quanto il regista abbia utilizzato tutte le potenzialità del cinema, non si sia limitato a utilizzare quelle classiche, no? Quindi la danza in questo caso diventa qualcosa di più, qualcosa, ecco, queste cose qua non sarebbero tanto possibili con un pupazzo forse, però insomma. E qui siamo negli anni 50, quindi insomma il cinema ha già tutte le potenzialità, tutta la magia, che però aveva anche già nei film di Méliès, se vogliamo. Questa cosa della cosa che vola mentre un'altra atterra si poteva fare. In questo caso Jean Kelly fa vedere quanto è bravo, ci mostra quanto è forte, quanto è, fa questi salti molto potenti, eccetera, eccetera, il topo fa la sua parte topesca di esplorazione anche lui delle potenzialità. E quello che è bello è questa interazione, no? Questa possibilità di dialogo. Senti, qui siamo negli anni 50, poi in realtà 60, 70, 80, succede di tutto, ma adesso non ce la facciamo a dirlo perché sarebbero veramente... Io farei un passo grosso, ancora un altro salto grosso, giusto per riuscire ad arrivare a tempi più recenti, che appunto anche tu poi ne dedichi una parte nel libro, che sono tempi, diciamo, più contemporanei, più moderni, più noti, anche insomma, che è più giovane, o meno giovane in realtà, perché parliamo degli anni 90-2000, quindi non si può neanche più dire quello, però torniamo a un cinema, diciamo, più contemporaneo, in quanto meno come modalità, come storie, e questo cinema, che è quello, insomma, più moderno, in cui le atmosfere sono assolutamente sempre più contaminate dei generi, e addirittura, insomma, vabbè, negli anni 90 c'è il Pulp di Tarantino che scombussano un po' tutto il sistema, diciamo, del cinema, e da lì mille altre modalità, insomma, di essere autore in quegli anni di diverso tipo, da Spike Lee a Lynch. Tu racconti molto di questo, anche di questo cinema, che nessuno probabilmente citerebbe questi film per dire cinema e danza, no? A differenza del musical. Però è bello perché nel libro tu parli anche di film che in teoria sulla carta non hanno niente a che fare con la danza, ma ci vai a scovare dei legami, e questo è bello appunto nel libro che tu lo fai, perché è un modo, come dicevo all'inizio, di guardare il cinema con un altro sguardo. C'è un film invece che è, appunto, penso che tutti già lo sappiamo qual è, che è proprio di Tarantino, che invece c'è una scena che ha reso la danza mitica ancora, credo, tuttora.
e che tutti imitiamo, e nel tutti. Senso che... Ma no, questo capita spessissimo, tutte le volte che vedo qualche scena di ballo, di qualche cosa, c'è qualcuno che fa questa cosa. Sì, la cosa interessante appunto è stata quella di andare a cercare anche un po' quali sono i significati narrativi del cinema, no? Qua, per esempio, questa scena classicissima che tutti ricordiamo, è interessante perché è qui per, come dire, darci un momento di leggerezza prima di una scena terrificante, perché dopo questa cosa qui, questo momento in cui loro ballano, eccetera, c'è quella scena famosa dell'iniezione in pieno petto, perché loro vanno a casa e c'è questa scena dell'iniezione nello sterno, no? Che è un momento molto drammatico e molto di rischio della vita. Allora, in qualche modo, Tarantino è capace a utilizzare la danza, ma questo lo fa anche nelle Iene, come momento di leggerezza e momento di, come dire, preparazione a qualcosa che verrà. Noi non lo sappiamo ancora che dopo ci sarà una scena di violenza, ma prima che succeda qualcosa di tragico c'è questa, come fosse... attimo di leggerezza, no? Che ci porta in, forse anche un po' in un pianeta in cui non ci aspettiamo che poi possa succedere qualcosa di tragico o di fatale addirittura. Poi non sarà... è bellissimo che si tolgono le scarpe. Sì, è bellissimo che si tolgono le scarpe ed è bellissimo perché non deve succedere assolutamente nulla fra di loro, perché lei è la fidanzata del boss di lui, diciamo così, che ha il compito di controllarla, insomma, è tutta una cosa, però in realtà... la danza ce li rende anche molto molto complici. Questa è un'altra funzione della danza, che azzerando la comunicazione verbale, azzerando tutta questa parte più razionale, ci permette di, come dire, presagire e, come dire, cominciare a intravedere delle cose che poi magari succederanno. Per tornare al musical, penso ai film in cui vediamo il classico, sempre Ginger Rogers e Fred Astaire che litigano, poi cominciano a ballare e finisce il litigio, perché l'affinità c'è, l'armonia c'è, la coppia c'è, anche se non lo sa ancora, no? Magari. E quindi la danza è spesso un modo per raccontare, è un cortocircuito, no? Sulle emozioni, molto spesso, no? Ci permette di raccontare di qualcosa che sta per succedere, ecco qua la scena famosa, qualcosa che sta per succedere a livello emotivo, a livello, come dire, emozionale. E quindi è sicuramente veramente sì, un cortocircuito che esplode, che può essere un modo per raccontarci i desideri dei protagonisti, per esempio Bollywood lo fa tantissimo, o i desideri del regista, no, i due non si possono baciare, però cominciano a ballare e nel ballo si capisce cosa succederà, qualcosa, comunque c'è il sogno o appunto la volontà del regista di raccontarci qualcosa in più, no? Come fosse un narratore onnisciente che ci dice: guarda, tu adesso li vedi ballare, ma si sa che dopo succederà qualcosa. È un po' una previsione di qualcosa che succederà. Quindi, senti Francesca, visto che un po' andiamo verso la chiusura, io vabbè, sì. Intanto tutte queste osservazioni e questo incontro, diciamo, mi conferma che sarebbe veramente bello anche trovare l'occasione, un po' te lo dissi quando ci siamo sentite la prima volta, anche di creare un momento con altre persone che su questi temi, insomma, studiano, si interrogano, magari creano, perché appunto è un rapporto veramente molto affascinante quello tra quelle due arti, e credo che appunto il fatto che uno dei tuoi libri in Italia sia un po' l'unico excursus, almeno io non ho trovato, insomma, poi anche in questo metterci online, se qualcuno ci vuole invece segnalare altre pubblicazioni, quantomeno italiane, perché all'estero sicuramente ce ne saranno tantissime, o anche studi che si stanno facendo, noi saremmo solo felici di fare da anche con lettori o magari conoscere cose che esperienze che non abbiamo avuto modo di conoscere, quindi un po' cinema e danza vorrebbe anche nella sua potenziale crescita essere occasione per fare incontrare persone che si occupano di queste due arti e farle dialogare. Quindi un po' l'auspicio, prima di farti un'ultima domanda, è anche questo, che l'incontro di oggi sia un po' l'inizio di una possibile riflessione futura, anche coinvolgendo altre persone. Nel chiudere ti faccio questa domanda, che invece appunto, come hai visto, come ho spiegato all'inizio, la programmazione che facciamo noi, essendo degli ultimi 7 anni, fondamentalmente per ora abbiamo dato film, produzioni degli ultimi 10, massimo forse 15 anni, se siamo andati indietro un pochino, però per ora non abbiamo mai dato nessuno di questi film, o comunque anche film, ce ne sarebbero tantissimi, come dicevo, andando indietro nella storia del cinema.
Nelle produzioni più recenti, di cui magari tu non hai potuto scrivere nel libro perché appunto è uscito nel 2008, hai visto qualcosa negli ultimi anni che invece ti ha colpito, che così vuoi citare? Guarda, è una domanda difficile questa, perché quando tu dicevi adesso non ci sono altre pubblicazioni in Italia e neanche all'estero, comunque all'estero non lo so, io quando ho cominciato a fare questo lavoro mi sono accorta della vastità e della immensità, perché sembra che al cinema si balli solo più, no? Poi sai, quando ti è stato che devi cercare qualcosa, io con il mio quadernino andavo sempre al cinema con il quadernino e scrivevo, e, nel senso che c'è la danza ovunque, no? Quindi appunto anche casi in cui uno non pensa alla danza, citavi, non so, Tim Burton e cose così. Quindi devo dire, in questi anni dopo il libro, che forse ci sono pochi studi, perché è spaventevole affrontare una cosa così, perché tutto sommato è come se uno dicesse: io voglio fare un paragone fra pittura e musica nel 600, cioè un secolo e più di film, e come fai? Cioè è una cosa immensa. Quindi secondo me quello un po' scoraggia, e per ognuno di questi temi si potrebbe fare una monografia totale, cioè che sia il cinema d'avanguardia eccetera eccetera, o il cinema, non lo so, il cartone animato, qualsiasi di questi temi, capitoli, diventa un volume a sé. Quindi nelle produzioni degli ultimi anni no, mi ha un po' stupito tutto questo successo di La La Land, devo dire la verità, che ho guardato con grande... Sì, di nuovo, siamo alla solita storia, no? Rientra un po' in quel genere della funzione salvifica dell'arte, no? Però onestamente mi ha stupito, perché non l'ho trovato così straordinario. Non d'accordo. Né dal punto di vista della danza, né dal punto di vista della storia, nel senso che la storia, è, per carità, cioè è la solita storia del musical, no? In qualche modo. Quindi sì, un po' questa tendenza ogni tanto del musical a rinascere, ma in realtà non è mai morto, secondo me, ed è un genere che un po' ritorna. Mi ha colpito però quel film lì, perché per molti è stato straordinario, no? Allora mi ha fatto venire in mente che forse riproporre qualcosa a distanza di tempo può funzionare per un'altra generazione che magari non ha la cultura della cosa prima, quindi quello sicuramente mi ha colpito. Poi, essendomi molto concentrata su Bollywood, in realtà mi colpisce molto come in quel tipo di industria lì il cinema non sia percepito come musical, ma è percepito come un modo diverso di raccontare le stesse cose. Nel momento della danza c'è più un racconto delle emozioni, nel momento del dialogo c'è più un racconto dei fatti, e questo modo di vederla in tutto sommato mi è sembrato interessante, perché conferma un po' questa cosa che dicevamo prima del cortocircuito emotivo, emozionale, no? Per cui la danza accorcia le distanze, togliendo la mediazione della parola, la razionalità, riusciamo a essere più in una parte istintuale e tutto sommato anche più vera, più intensa, no? Quindi ecco, queste due cose mi viene da dire. Non so se ho risposto alla tua domanda, ma sicuramente c'è tanto da esplorare sempre. Ecco, sorprende sempre che uno possa andare al cinema e segnarsi qualche film da usare poi per una prossima edizione. E noi d'altro canto invece continuiamo a cercare quei film che invece superano tutti questi cliché, perché non è assolutamente il taglio della programmazione che cerchiamo, e che raccontano invece un po' la danza per come in realtà anche un po' la storia della compagnia, no? Questa è appunto una danza che invece intanto la possono fare tutti, che è una danza che può avere un valore veramente sociale o politico, che racconta storie anche appunto legate all'attualità. Ecco un po' il taglio che cerchiamo noi, ma non è detto insomma che ci sarà anche poi occasione magari di tornare un po' indietro negli anni e di rivedere, anche come suggerivi tu, ma di far rivedere anche una generazione nuova film che appunto, anche solo veramente in realtà arrivare agli anni 80, ci saranno tantissimi titoli che molte persone più giovani non conoscono, di questo rapporto cinema e danza. Quindi anche questo è un auspicio, magari di far sì fare un excursus di visioni di questo tipo. Io, Francesca, sì, ringrazio molto, perché appunto non era facile provare a raccontare le tantissime cose che ci sono nel tuo libro, e spero appunto, dai, in un'altra occasione per approfondire o raccontare altri spunti su questo tema.
Io ringrazio tantissimo te per la cura con cui hai letto il libro, per la passione che metti in tutto questo, e ovviamente ringrazio Sosta Palmizzi perché per me questo è il mio festival, no? In qualche modo, cioè tutti gli anni dico devo andare, dobbiamo organizzare qualcosa in presenza, ma prima o poi faremo qualcosa. Io sono certa perché in realtà parliamo lo stesso linguaggio e ci piacciono le stesse cose, quindi sicuramente un grande grazie anche a chi ci ha ascoltato e chi ci ascolterà, e grazie di cuore. Grazie, un saluto da Cortona. Un saluto da Torino, grazie mille.